quanto teme per lei e per il bambino vivendo ad... Il bambino temo tantissimo. Per me, finché non abbiamo dati certi, non possiamo fare niente, possiamo solo pensare al male. Cari amici di cittadebimbi.it, Capitan Lo Conte è impegnato nella sua prima delicatissima trasferta. Siamo ad Adelphia, pochi chilometri da Bari, in quella che un tempo era una fabbrica di fertilizzanti, la Sapa. È sequestrata dal 2005, ma non è successo nulla da allora. Siamo stati chiamati dai cittadini di Adelphia che sono preoccupati, preoccupati per l'inquinamento della falda acquifera, preoccupati per la qualità dell'aria. Molto preoccupato, visto che in famiglia abbiamo avuto delle malattie legate alla diossina e all'inquinamento. Noi vogliamo le analisi, vogliamo sapere che tipo di diossine, quante tipi di diossine, e non vogliamo sentire, noi ci atteniamo alla comunità europea per i limiti, non all'Ilva di Taranto, che è il mostro più grosso d'Italia che inquina. Materiale che potrebbe invece essere una bomba ecologica, brucia dal 16 giugno. Siamo stati all'interno, l'aria è irrespirabile e diventa pericoloso. Certo, in base, cioè anche quando si alza magari il vento porta tutti i fumi nel paese, è preoccupante per questo. Ed è un problema che riguarda anche i paesi limitrofi in sostanza, San Nicandro, Bitritto. San Nicandro, Bitritto, Casa Massima, anche ad Acquaviva si sente, e quindi cioè, non è solo di Adelphi, perché è collegato ad Adelphi, no, non è così. Noi vogliamo delle certezze, con dei tempi ben precisi, visto che la gara di appalto per la caratterizzazione è scaduta il 31 marzo e oggi 19 luglio ancora devono aprire le buste, non si sa il perché. La gente di Adelphia che ci ha chiamato per sicurezza è rimasta fuori dai cancelli. Capitan Lo Conte non teme la diossina, non teme il benzene, ma loro devono necessariamente stare in zona di sicurezza. Spero che veramente qualcosa si muova e che si possa giungere a una soluzione, insomma. Lei è stato sindaco di Adelphia? Sì, tempo fa. Tempo fa. Ai tempi della Sapa? Sì. O... No, ci fu un problema Sapa, però lo risolvemmo diversamente, tant'è vero che proprio la Sapa dové subire l'intervento dei NAS, ci furono dei provvedimenti restrittivi anche pesanti. Ma poi la Sapa continuò a produrre il suo fertilizzante, nonostante tutto? Certo, quando uno si adegua. E lei, come altre persone, è stata colpita da un male? Sì, la mia bambina. Di quanti anni? 4 anni. C'è qualcuno che le ha detto che la presenza della Sapa è stata colpevole della malattia di sua figlia? Più di un medico. Ha abbinato la presenza della Sapa alla malattia? Sì. Come sta sua figlia adesso? Non lo sappiamo ancora, è ancora in chemioterapia. Sono entrate delle persone che hanno messo fuoco a questo spiazzale qui antistante e si stavano presumibilmente rubando il ferro. Erano all'interno almeno 3 persone con un camion e un transpallet. Sono state logicamente avvisate le forze dell'ordine che sono arrivate qui tempestivamente, ma purtroppo loro erano già riusciti ad andare via. Guarda caso, proprio ora che il comune si stava iniziando a muovere con la caratterizzazione dei rifiuti, con la delibera del comune, insomma, è tutto così sospetto che insomma, la puzza di bruciato non c'è solo realmente nell'aria, sì, c'è il grosso sospetto che comunque è tutto doloso, proprio per cercare forse di rallentare il più possibile, proprio per avere il tempo di venirsi a caricare del materiale di qua. Un sindaco deve essere sempre preoccupato. Guai pensare che situazioni di questo tipo possono essere sottovalutate. Da un lato, dall'altro deve sempre inchiodare la propria azione a dati tecnici, scientifici. Abbiamo firmato il disciplinare e conseguentemente siamo operativi da martedì. Dalle prime valutazioni del tecnico incaricato, lo smassamento e il raffreddamento dei cumuli non potrà avvenire prima di 30 giorni. A quel punto cosa succederà, cosa si farà? Dopo lo smassamento e il raffreddamento si procederà alla caratterizzazione del rifiuto e capiremo di che cosa stiamo parlando in termini superficiali, cioè che rifiuto oggi insiste in quei 15.000 tonnellate lasciate lì.
e quindi capire quanto può essere astrattamente riutilizzato e quanto deve andare in discarica. Il problema è il rifiuto che va in discarica. Ci vorranno ulteriori finanziamenti, ulteriori soldi, il rischio è quello che possa rimanere lì. Intanto, è chiaro che in assenza di una caratterizzazione è giusto parlare di questo rischio. Io preferisco attendere perché da una prima valutazione quel materiale mineralizzato, perché oggi è un materiale mineralizzato, in gran parte può ancora essere utilizzato. Se non sarà così saranno guai, perché è ovvio che serviranno risorse ingenti per smaltire 15.000 tonnellate. La bonifica ovviamente avrà un piano di bonifica e avrà una pianificazione dei costi di bonifica. Ad oggi però 570.000 euro ci sono e quindi dobbiamo lavorare. Innanzitutto dobbiamo lavorare per quelle risorse che abbiamo. Dopodiché capiremo quanto ce ne occorrono ancora e chiederemo alla Regione, se occorreranno delle altre, di fare il suo dovere ovviamente. Capitano Conte fa il nodo al mantello, perché Capitano Conte non dimentica, e quindi noi torniamo, saremo diciamo la sua spina nel fianco insieme a tutta questa gente che oggi è con le mascherine perché teme per la propria salute e per la salute dei familiari, e quindi noi la pungoleremo sempre perché i tempi vengano rispettati, sia per la messa in sicurezza, sia per la caratterizzazione e poi per la bonifica definitiva, perché in ogni caso non si vive tranquilli. Non vivo nemmeno io tranquillo, quindi lavoro per questo, e se sono qui vuol dire che la spina l'accetto volentieri, altrimenti non sarei qui, no? Ci ha messo la faccia. E certo. Chiedo un'aria migliore per tutti i bambini, perché nessuna mamma passa quello che sto passando io. Anche Capitano Conte è con lei, speriamo che la cosa si risolva presto. Grazie. Grazie a voi.